Buongiorno a tutti, altro video extra e del resto con in questo periodo di Champions League completamente pazza, di cui noi per l'altro non facciamo parte, ma questa è un'altra storia visto che siamo usciti dalle ottave. I video extra sono più del dovuto, più che altro perché ogni settimana qui c'è qualcosa di epocale di cui parlare. Se ho già fatto il video sul disastro della Juve, non posso a questo punto non fare il video su quello che è un disastro ancora più grave e eclatante, il disastro del Barcellona, che perde 8-2 col Bayern, che al momento forse è la squadra più forte in forma del mondo, ma che comunque non giustifica assolutamente un punteggio così clamoroso. Nel video disastro Juve era più, per dir la verità, un trovare alibi a Maurizio Sarri, perché comunque secondo me, come ho già spiegato, c'erano ben altri fattori di cui parlare, ben più gravi dell'effettiva scarsezza di Sarri. Per quanto riguarda il disastro del Barcellona, non esiste, cioè qui ogni fattore, dalla società alla squadra all'allenatore, ha una colpa gravissima. Dopo 11 anni il Barcellona non vince nessun trofeo, un Barcellona che per tutta la stagione è apparso veramente poca cosa, ma è da anni che prometteva poca cosa, è da anni che in Champions League, che è il suo habitat naturale, fa figure veramente di merda. Lo scorso anno il comeback del Liverpool 4-0, che è uno dei risultati più clamorosi della storia di questa competizione. L'anno prima stesso lavoro, seppur in minor quantità, con la Roma. L'anno prima ancora la sconfitta con la Juve, che però aveva connotati meno gravi di quello che è poi successo l'anno dopo con la Roma, e l'anno successivo, ovvero lo scorso anno, con Liverpool. E quest'anno, per il quarto anno di fila, arriva un'uscita abbastanza repentina dalla Champions, ma è un'uscita che non può non sventrare come una bomba atomica l'ambiente Barcellona. 8-2, la peggior sconfitta della storia del Barcellona in Champions, la peggior sconfitta, l'ultima che ha preso 8 gol era nel 46, ho letto qualcosa del genere. Ma non è neanche questa statistica il peggio, è proprio com'è arrivata. Un Barcellona del tutto distrutto da quello che è una macchina da guerra, il Bayern Monaco, ma distrutto già da prima. Come ho detto, non è il primo anno che fanno figure di merda, questa è la più grossa, ma è una squadra che ormai è arrivata al capolinea. Il ciclo cominciato da Guardiola nel 2006-2007 ormai è stato completamente spazzato via. Barcellona è una squadra che ha una rosa piena zeppa di giocatori finiti al capolinea, una società guidata dal presidente Bartomeu attualmente, perché lì il presidente viene eletto, essendo un azionario popolare, il presidente viene eletto ogni X anni dal consiglio di amministrazione. Un presidente che certamente darà le dimissioni nel giro di poco. Lui stesso aveva annunciato grandi cambiamenti nel corso della settimana che verrà, annunceranno grandi cambiamenti. Uno certamente sarà l'esonero di Setién, anche su lui c'è da parlare per ore volendo. L'altro penso sia l'annuncio delle dimissioni, comunque di elezioni anticipate, ecco. Perché comunque la sua presidenza è costellata di fallimenti, tolta la Champions che vinse il primo anno, che comunque ereditava, che era la Champions del triplete, quella con la Juve, che comunque però ereditava dalle amministrazioni precedenti, poi da lì in poi è stato un continuo sfacelo totale. Quindi oltre al presidente salterà, come ho detto, l'allenatore Setién, scelta sbagliata. Io sono assolutamente contro queste scelte radical chic. Quando è un top club, e il Barcellona certamente è o era, almeno fino a ieri, un top club, queste scelte, specialmente con un progetto che è già lì, perché ora verrà rifondato, ma quando Setién, prima ancora Valverde, il discorso che faccio per Setién è quello a cui di Valverde, è stato scelto, il progetto non era in fase di decollo, quindi scegli un allenatore nuovo, idee nuove, era un progetto già arrivato che doveva semplicemente essere portato avanti nel migliore dei modi da un allenatore già capace, già con un curriculum,
già in grado di prendere campioni che hanno già vinto tutto e continuare questo ciclo. E questo non è stato fatto. La scelta di Valverde, folle. La scelta ancora più folle di confermare Valverde dopo il disastro con Liverpool lo scorso anno. E la scelta ancora più folle dopo l'ovvio esonero di Valverde, inizio di quest'anno, di prendersi Tien. Allenatori che non hanno niente a che vedere col Barcellona, del tutto incapaci di gestire quello che già di per sé è un ambiente problematico, ma pieno di campioni e di galli nel pollaio, diciamo, che vogliono avere l'ultima parola, che già renderebbero le cose difficili a un allenatore top, come potrebbe essere per esempio un Pochettino che arriva, un Guardiola che torna, o anche un Klopp. Figuriamoci da allenatori che, per quanto possono essere bravi calcisticamente, perché Valverde e Setién comunque non sono due coglioni, ma non sono da un top club come il Barcellona. Sono le scelte radical chic, le chiamo io, ovvero queste scelte inutili di facciata, di quasi per voler fare il figo, di dire io posso avere tutti gli allenatori del mondo ma prendo Setién perché mi dà quel che è di nuovo. Ma che cazzo, scelte veramente non senza senso. E i risultati puntualmente provano questo, quello che sto dicendo. Ed ora veniamo alla parte più dolente, perché se Bartomeu è già praticamente fuori, se Setién è già fuori anche lui e verrà sostituito, si parla di ora a questo punto qui vogliono prendere Xavi, va bene, perché tanto te ora sei di fronte a una rivoluzione, sei di fronte a un progetto che è finito al 100% e quindi verrà ricostruito da capo. Allora ora è il momento di prendere un allenatore come penso sarà Xavi, che oltre a conoscere l'ambiente, oltre a essere una leggenda dell'ambiente, certamente è anche un grande uomo di calcio, anche come allenatore, penso, dall'anno che allena abbiamo visto pochissimo, però con quello che faceva in campo, con questo è un altro discorso. La nota dolente è la rosa, perché la rosa va completamente rivoluzionata. Al momento è il discorso che facevo per la Juve, che quanti giocatori effettivamente la Champions Day hai. Se te guardi la rosa del Bayern Monaco, fa paura. La difesa è stellare, lasciando stare l'autogol, che poi era un autogol clamoroso, impossibile, di Alaba in controllo completamente dell'azione, tocca forse per mandare, cioè sicuramente per mandare, cioè, un corner per andare sul sicuro, e fa un tocco col piede clamoroso, impossibile, che Neuer, cioè è un autogol che fai una volta nella vita, e poi nell'economia di un 8-2 è rilevante. Però comunque la difesa è pazzesca, Neuer in porta, Alaba, i due terzini che io adoro, specialmente Kimmich, due dei migliori terzini al mondo, forse la miglior coppia di terzini al mondo dopo quella del Liverpool, Arnold e Robertson. Veramente una difesa pazzesca, un centrocampo Goretzka, Müller, Thiago Alcantara, sperando che vada al Liverpool il prima possibile, centrocampo pazzesco. E poi in attacco, signori miei, hai un signor Lewandowski, Robert Lewandowski, che al momento è la punta più forte al mondo, e gli esterni, che c'è, cioè, Gnabry, che io adoro, Coman, ottimo giovane, Perisic, che forse è il meno di tutta la rosa, ma comunque può benissimo fare le voci di un Coman. Una rosa pazzesca. Ecco, paragonata a questa, prendete quella del Barcellona e il reparto difensivo è inguardabile. Cercavo di trovare parole per non dire parolacce, ma il reparto difensivo è inguardabile. Tolto il portiere, che è l'unico forte, che gli unici forti che hanno da Champions sono Ter Stegen in porta, De Jong a centrocampo, che è un fenomeno, Messi e Suarez. I restanti sono tutti giocatori fuori dal, o morti. Piqué è un ex giocatore, Busquets è un ex giocatore, iniziamo a rendercene conto. Vidal ci può mettere tutta la grinta che vi pare, ma non è più adatto a questi livelli, va per 34 e non è più. Stesso discorso su Rakitic, che è già fuori dal progetto per litigi sue da 1 o 2 anni. In attacco hanno preso Griezmann, che è un fenomeno, ma è fuori dal progetto appena arrivato, non è mai stato inserito. Dembélé, il ragazzino che ha preso, che a me piace tantissimo, ma non ha mai, fra le sbornie
le feste sotto, fuori dal campo, non ha mai ingranato. Hanno dei debut in difesa. Jordi Alba è un ex giocatore. Quell'altro difensore, l'Anglet, come si chiama, non è assolutamente di livello. Piqué, come ho detto, è un ex giocatore. Qui c'è una rosa che va rifondata completamente. La faccia di Messi, l'avete vista la foto a fine primo tempo, già col 4-1, quindi già usciti, e già quella era una figura di merda. Poi secondo tempo è peggiorato in maniera esponenziale. La foto di Messi che da fuori della porta dello spogliatoio, una foto di Messi che seduto sulla panchina con lo sguardo basso, sguardo perso nel vuoto basso, la faccia con un'espressione che diceva tutto. Un Messi completamente sfinito, probabilmente da anni di figura di merda, da anni di difficoltà, da una rosa che non è assolutamente adeguata al suo livello. L'unico giocatore in attacco che lo accompagna è Suarez, ma è lo stesso Suarez, ormai anche lui 33 va per 34, serve un ricambio generazionale, serve un allenatore che inserisca Griezmann all'interno del progetto, che riprenda mentalmente Dembélé. Perché l'attacco il Barcellona ce l'avrebbe al netto di Messi e Suarez, è comunque devastante. Serve un allenatore che ripunti sui giovani della cantera. Serve un allenatore che sbarazzi questo centrocampo di pippe definiti e prenda De Jong e lo metta al centro del progetto. Serve un allenatore che ricostruisca la difesa. Questa è una squadra che è manchevole in tutto. Lo scorso anno il 3-0 dato al Liverpool in casa è stato un risultato finto, l'abbiamo sempre detto, e infatti poi al ritorno si è confermato quello che era. Una squadra che ha avuto colpi di culo e basta, che ha vinto 3-0, vittoria immeritata, 3-0 ancora più immeritato della vittoria, che 2-1 ci può anche stare, ma 3-0 no, che poi va Anfield e ne prende 4. E fa una delle più grandi figure di merda della sua storia. E quest'anno è arrivato l'apice della vergogna. Come ha detto Piqué in conferenza stampa, perché è più bravo a fare conferenze stampa ormai che a giocare in campo, abbiamo toccato il fondo, è una vergogna, non si deve salvare nessuno. Addirittura ha offerto anche la sua testa, e questo Piqué va riconosciuto, resosi conto del fatto che non è più ai livelli del Piqué, che è il difensore più forte al mondo, specialmente quando giocava anche con Puyol, non è più a quei livelli lì, ha detto se serve mi faccio da parte anch'io. Bisogna ripartire da questi discorsi, da questa presa di coscienza del fatto che quel ciclo è finito. Quel ciclo è finito, figa. Quei giocatori lì non possono più, tolto Messi, ma lui è un caso particolare, come potrebbe essere Ronaldo. Tolto lui, tutto il resto va o accantonato per quanto riguarda i più vecchi, o valorizzato mettendoli al centro del progetto, come riguarda un De Jong, un Dembélé, un Griezmann, eccetera, eccetera. Un Ter Stegen che è giovane e forte. E serve un allenatore, come ho detto io, Xavi adesso va bene, che comunque è un allenatore giovane, conosce perfettamente l'ambiente e è un ottimo, può ricostruire tutto. A quel punto lì non avrebbe più la pressione, ormai l'ambiente lo sa che è finito tutto e che bisogna ricostruire e che ci vorranno anni. Quindi Xavi può far benissimo senza pressione dell'ambiente e della stampa. Io se fossi nel Barcellona però prenderei un certo Pochettino che con molto molte meno risorse economiche del Barcellona riuscì a costruire un Tottenham top club assoluto, addirittura finale Champions, giocò 1-2 campionati che quasi poteva vincerli, ha sempre portato il Tottenham in zona Champions, ha tirato su giovani pazzeschi mettendoli al centro del progetto e costruendoci intorno una squadra pagata poco che faceva risultati eccezionali. Uno come Pochettino potrebbe essere, secondo me al momento è l'allenatore più ideale di quelli conosciuti, perché poi ripeto di Xavi sappiamo poco, quindi non sappiamo come effettivamente, però degli allenatori già conosciuti, già affermati, Pochettino sarebbe il migliore. Di certo ci impiegheranno anni per arrivare a livelli pre-disastro, pre-Valverde, pre-Setién, pre-Bartomeu, pre-tutte questa marea di figure che col Barcellona hanno poco a che fare. Signori,
spero di essere stato chiaro e veloce, no, perché siamo a 15 minuti di video, perché c'è sempre tanto di cui parlare in questi video. Comunque, alla prossima e buon proseguimento. Ciao.